Bentornati a un nuovo appuntamento con l'Angolo dei Libri. Due le novità questa settimana che voglio assolutamente segnalarvi. Il primo libro è un romanzo molto divertente e originale, si intitola La vita segreta delle mucche e l'ha scritto Rosamund Young, che ha deciso di portarci assieme a lei nella sua tenuta di campagna negli Stati Uniti e di raccontarci la vita di questi animali, all'apparenza così tranquilli e mansueti, che in realtà però nascondono mille segreti. Anche loro amano, anche loro possono nutrire rancore e anche loro hanno dei cibi preferiti. In questo viaggio davvero molto originale nel mondo animale delle mucche, impariamo a vedere la vita da un altro punto di vista, non solo la vita dei bovini, ma anche la vita di noi adulti. Il secondo titolo invece è assolutamente imperdibile, si tratta del nuovo romanzo di Dan Brown dal titolo Origin, edito da Mondadori. È addirittura stato definito da chi l'ha già letto il romanzo più avvincente di sempre di questo autore e il protagonista, come sempre avete ben immaginato, è Robert Lando, il professore di simbologia che è stato il protagonista principale del Codice da Vinci, di Angeli e Demoni e di tutti gli altri romanzi della saga, chiamiamoli così. L'ambientazione questa volta è il Museo Guggenheim di Bilbao, dove Robert Langdon appunto si trova ad assistere alla conferenza di un suo amico e ex studente che dice di avere una scoperta scientifica che stravolgerà il mondo. Sul più bello, quando si sta per arrivare al nocciolo della conferenza, succede l'imprevedibile. Langdon è costretto a fuggire, si rifugia a Barcellona assieme a una giovane protagonista che è la curatrice del Museo di Bilbao e lì ovviamente dovrà svelare dei misteri tra mito, religione e scienza e si troverà immerso tra i misteri dell'arte moderna e i simboli che dietro questo si nascondono. Un libro che per gli appassionati di Dan Brown e non solo sarà sicuramente da conservare in libreria e da divorare nelle lunghe giornate autunnali. Noi ci vediamo come sempre per altri titoli interessanti lunedì prossimo qui su DTTL.